Soriano fai da te e risparmiare un sacco di soldi. Benvenuti nella seconda parte di questo video. La prima parte ve la lasciamo qua sotto in descrizione, andate a vederla prima di proseguire. Io sono Anna Chiara. Io sono Marco. Lui è Pulcino, che attualmente ha ancora il suo lettino galleggiante. E lui è Cesare. Come ormai saprete, abbiamo acquistato questa casa dal 1966 e l'abbiamo completamente ristrutturata. Abbiamo documentato tutto sul nostro canale, quindi se siete interessati a casa, arredo, famiglia e fai da te, iscrivetevi per non perdervi i prossimi video. Nello scorso video vi abbiamo spiegato le ragioni per cui abbiamo deciso di realizzare autonomamente questo lettino montessoriano. Abbiamo costruito tutta la base e abbiamo mostrato passaggio per passaggio, quindi andatevi a vedere lo scorso video. Adesso dobbiamo dedicarci alle decorazioni, quindi alla costruzione. La capannina. Siamo lasciati che abbiamo lasciato tutto qua per l'incollaggio, quindi è ancora qua tutto. Togliamo i pesi e in teoria è tutto a posto. Il telaio è solido, così pare. Perfetto, ve l'ho detto io. Adesso abbiamo acquistato queste, che sono delle aste appunto sempre di abete, piallato. La dimensione è un po' più grande rispetto a quelle che abbiamo usato qua, perché appunto vogliamo che sia un po' più resistente, e saranno quelle che andranno a fare la capannina. La capannina quindi sarà fatta così. Ovviamente noi abbiamo deciso di non farla troppo bassa, perché anche se dobbiamo andare noi sul letto, perché sarà un letto, come saprete, da 190x80, è meglio che non ci inzucchiamo. E poi voglio mettere le bandierine colorate dell'America. No. Quindi la faremo abbastanza alta. Inizialmente volevamo fare uno scanso per farvi capire, l'asta sarà così. Volevamo fare qua uno scanso in modo che le aste si accoppiassero, diciamo, non so se riuscite a capire, ma capite, si accoppiassero, perché era un po' più professionale, più bello. Però queste barre di abete, diciamo, sono economiche, ma sono anche abbastanza fragili. Abbiamo paura che facendo lo scanso dopo siano troppo fragili e abbiamo paura che si rompano, quindi abbiamo deciso di non fare lo scanso. Se voi avete degli altri materiali, fatelo, che è molto più bello. E semplicemente andremo a fare un preforo qua, come abbiamo fatto per le altre viti, e passando la vite e facendo quindi accoppiare tutto con una bella vite lunga al palo, quello in mezzo. Faremo un piccolo preforo in modo tale da nascondere, quindi quando la vite verrà avvitata la testa sarà dentro nel legno. Useremo queste viti belle lunghe perché devono passare tutta la superficie di questo legno e ovviamente entrare all'interno del palo, quello che praticamente unisce le due estremità, che sarà sempre di questa dimensione. Quindi facciamo un piccolo preforo, facciamo un altro foro perché non possiamo abitare questa vite dentro, così se no scoppia il legno, e siamo a posto. Lo facciamo a 140 in modo tale da avere, secondo l'inclinazione, abbiamo misurato, un'altezza di 130. Eccoci! Ta-da! Abbiamo fatto il buco, adesso abbiamo messo dentro una punta del trapano. Questo è il preforo, dopo ovviamente andrà carteggiato tutto, perché stiamo misurando a che altezza tagliare. Quindi più o meno metà facciamo? Sì, io lascerei tipo un 15 centimetri, 20. Metà sarà anche 25. Va bene. Così. E quindi questa. Allora, abbiamo che casino che c'è là dietro, eh? Arriverà anche il suo turno. Abbiamo ricreato questa dima, che serve perché vogliamo fare il taglio inclinato della parte bassa, ovvero noi facciamo la nostra capanna, questa parte vogliamo fare il taglio inclinato, quindi parallelo con il pavimento. Allora avevamo bisogno di una dima, che adesso abbiamo fatto. Fatemelo fermare un attimo, lo fermo qua, lì, ecco. Quindi vedete, questa è la nostra dima. Adesso qui possiamo segnare l'angolo del pavimento. Cioè, sarò o no un genio? Non so come fare, ma adesso lo faccio. Ok. 8 mm e mezzo. Quindi 5, 6, 7, 8 e mezzo.
Perfetto ragazzi, abbiamo allora impostato tutto, fatto tutti i buchi, tutta l'impostazione è perfetta e è pronta per essere montata. Prima di montarla diamo una grattugiata con la carta vetrata fine a 240 e il nostro multifunzione Bonrock, che se vi siete persi il video dove lo unboxavamo, era il video del restauro della lampada, ve lo lasciamo in descrizione se ci ricordiamo, altrimenti cercatelo nel canale. Quindi adesso grattiamo un po' tutto e poi siamo pronti per dare l'impregnante. Imperfezioni ed eventuali schegge, così il nostro bel pulcino non può farsi assolutamente male. Abbiamo un po' arrotondato gli angoli, grattando ovviamente, questo effetto è inevitabile. E adesso abbiamo aspirato con l'aspirapolvere proprio in modo tale da togliere tutti i residui della polvere, del legno che si è creato con la grattugia. Adesso passiamo un panno, ma assolutamente non deve essere bagnato, quindi un panno asciutto. E poi possiamo procedere con l'impregnante. Questo è il nostro impregnante, abbiamo comprato un impregnante Luxens, impregnante protettivo ad acqua, tenuto a 4 anni, neutro, in colore, quindi. Abbiamo tutta la roba che serve per la capanna e abbiamo anche il materasso, mancano solo i pannelli, però intanto il materasso lo mettiamo perché così ci liberiamo lo spazio. Sì, e poi vogliamo vedere come viene. Allora, la strumentazione, avvitatore. Questo con il buco così è quello che va all'interno. Questo che ha la svasatura, che perdonatemi la qualità, ma noi l'abbiamo fatta col trapano, Tanta roba. Non abbiamo la strumentazione, cioè questo progetto è per tutti. Perfetto, questo va fuori. Quindi adesso andiamo a improntare tutto con la vite che andrà qua e il palo. Così abbiamo i nostri quattro zampette, sta su da solo, e poi li attacchiamo là sotto la base. Cesare, non si va su quello, è di Carlo Alberto! Allora, la situazione mi sembra ottima. Adesso evitiamo questa grande vite, che sarà quella che terrà questi due pali e il palo in mezzo. Ecco fatto! Adesso qua non è completamente finito, perché appunto abbiamo fatto questo, che non sono le doghe ma è semplicemente un supporto. Qua dove andrà messo un pannello, non so, di legno suppongo, dobbiamo ancora guardare. Facciamo i buchi così può respirare tranquillamente, e però almeno è un po' rialzato da terra. Adesso però vogliamo troppo vedere come funziona e quindi mettiamo il materasso. Sì! Non vi facciamo ancora spoiler della cameretta, perché faremo un room tour dedicato a brevissimo, perché ormai è pronta. È un materasso di memory e si deve gonfiare in teoria adesso quando lo apri. Eccolo. Adesso scopriremo se abbiamo fatto le misure corrette. Oddio. Bellissimo. Sì. Carlo Alberto, ti piace il tuo letto nuovo? Oh no, papi, ti ha rotto la tenda. Oh, incredibile, ci sta veramente... Perfetto! Sì, sì. Guarda, super. Qua. Vieni vicino. Sta proprio dentro, no? Dentro al suo sostegno, infatti poi non lo tiri più fuori. Fantastico. Grande, oh, siamo stati super. Un po' in lunghezza.
In lunghezza siamo stati un po' abbondanti. Un po' abbondanti. Beh, però ma con le coperte così almeno riesci a farle su. Sta comodi? Abbiamo solo un piccolo particolare a cui dobbiamo pensare, ma risolveremo, e cioè questa, la bocchetta della UMC, che è proprio qui nella testa del bambino. Però vabbè, la UMC comunque di notte non va, quindi il problema dovrebbe essere risolto. E vedremo, insomma. Sì, la UMC l'abbiamo programmata, che va solo di giorno. Ci manca che attaccare queste due mensoline, che sono delle mensoline di Ikea, che vengono vendute come porta spezie, e che noi invece utilizzeremo come una specie di libreria montessoriana, che metteremo qua, che così il bambino può scegliere i suoi libretti da leggere. Però non c'è la base. No, aspetta, come vanno messe? Ah no, vanno messe così. Le vedrete nel video della cameretta. Eh sì, facciamo il room tour della cameretta, sarà uno dei prossimi video, quindi mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanellina. Quindi, come avete visto, costruire un letto montessoriano è semplicissimo, e alla fine quanto abbiamo speso? Ecco, adesso che l'abbiamo provato, avendo noi il materasso stragrosso, cioè 20 cm, è praticamente un singolo normale. Sì. Il pannello sotto a questo punto quasi quasi provandolo sembra quasi inutile, quindi non prendendo nemmeno il pannello sotto abbiamo speso 55. Sì, tra i 50 e i 60 euro comunque, non più di 60 euro. Chiaro che abbiamo comprato l'impregnante, che era la spesa, mi sa che costava di più, perché costava 20 euro, che era quello all'acqua e bla bla bla. Però li abbiamo usato tanto così, su un barattolo così. Sì, infatti ne serviva stra poco, quasi quasi si può anche fare meno, mi sa. No, vabbè, dai, magari fare meno no, però, cioè, dura di più. Però lo potete riutilizzare per moltissimi altri lavori, questo sicuramente. Fateci sapere quindi se il video vi è piaciuto. Noi ci siamo molto divertiti, siamo molto contenti del risultato finale. Aspettiamo i vostri commenti. Ci vediamo al prossimo video e grazie. Ciao a tutti! Grazie di essere stati con noi, ciao!